Udienza interlocutoria oggi all'Aquila per il processo in Corte d'Appello per la tragedia di Rigopiano, con il pensiero domani per la commemorazione delle 29 vittime nel 7° anniversario. Quattro le posizioni prese in esame relative ad altrettanti imputati assolti in primo grado e per i quali la Procura di Pescara, rappresentata dai sostituti procuratori Anna Benigni e Andrea Papalia, anche oggi presenti in aula, ha fatto ricorso in appello. Tra questi due ex sindaci di Farindola, Massimiliano Giancaterino e Antonio De Vico, quest'ultimo difeso dalla sorella Raffaella De Vico. Il De Vico ha fatto più di quello che doveva fare, perché se non avesse avviato l'iter di modifica del piano regolatore, non avesse istituito la commissione locale Valanghe, virtuosamente istituita in esercizio di una facoltà, perché non c'erano obblighi, la legge regionale 47 del 92 non prevedeva obblighi prima della notifica del catasto Valanghe, che avviene a fine 2014, a inizio 2015, fine 2014 viene redatto, inizio 2015 viene notificato, quindi assolutamente non può essergli attribuito nulla se non il fatto di aver agito nel pieno rispetto delle regole e con massimo impegno sempre. Ma oggi, dicevamo, anche la vigilia del 7° anniversario della tragedia e tante le iniziative in programma: l'inaugurazione di un giardino della memoria a Montesilvano, la deposizione dei fiori al monumento in via d'Aragona a Chieti in ricordo di Dino Michelangelo e sua moglie Marina e la consueta fiaccolata nel pomeriggio a Rigopiano organizzata dal Comitato Parenti delle Vittime. Rispetto all'anno scorso, quest'anno siamo speranzosi come lo eravamo l'anno scorso, ma subito dopo, il mese di febbraio dell'anno scorso, ci hanno quasi tagliato le gambe con la sentenza che tutti quanti ricordano a nostro modo non giusta. E quest'anno siamo ancora qui nel secondo grado e siamo nell'udienza del 17 gennaio, l'anno scorso c'era stata addirittura il 18 gennaio mattina, e siamo ancora una volta speranzosi che il 9 febbraio, la lettura della sentenza di secondo grado, questa volta ci sia un po' di giustizia. C'è qualche speranza in più rispetto allo scorso anno? Beh, sì, da parte nostra sì, anche perché qui al secondo appello e ci sono tre giudici, insomma, sembra quasi un'aria un po' diversa, però non mi voglio pronunciare perché l'anno scorso eravamo speranzosi, invece poi ci hanno tagliato le gambe, quindi speriamo che per i nostri parenti ci sia un po' di giustizia, ci sia data un po' di giustizia.